I nostri speciali incontrano oggi una personalità che è al di fuori delle nostre normali indagini da un certo punto di vista. Siamo andati a dare fastidio per certi aspetti al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che noi ringraziamo di essere collegato con noi. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, Napoli è naturalmente il punto di riferimento della regione Campania e non soltanto della regione Campania. Ovviamente parleremo con il sindaco dell'emergenza Covid che da noi ha provocato danni, ma non quelli che insomma ha provocato in altre parti d'Italia. Segno anche che in fin dei conti un po' la macchina sanitaria e organizzativa ha funzionato e ha dato i suoi risultati. Sindaco, la situazione a Napoli com'è in questo momento? Possiamo dire che insomma la fase 2, che insomma par di capire ancora è molto farraginosa, è molto ambigua per molti aspetti, nella città sta in qualche modo dando un inizio di risultato? Come la vede insomma la situazione? Ma fino ad ora complessivamente, soprattutto da un punto di vista sanitario, la situazione rispetto ad altre parti d'Italia è assolutamente positiva, perché noi abbiamo meno di 900 contagiati nella città di Napoli, 60 decessi, quindi numeri importanti ma non drammatici. Però tutto questo è sicuramente merito della gente, dei napoletani, che hanno avuto un comportamento virtuoso, paziente, responsabile e maturo, che però, come dire, non è ancora sufficiente per sconfiggere il virus, nel senso che i medici, come ricordava lei, infermieri, il personale sanitario hanno fatto un ottimo lavoro, le istituzioni hanno lavorato bene, i cittadini benissimo. Adesso non buttiamo a mare tutto quello che abbiamo fatto, perché non vorrei che l'intravedersi della fase 2 possa significare, anche comprensibilmente sul piano psicologico, un allentamento totale di ogni forma di precauzione. Qui bisogna capire bene che distanziamento sociale, mascherine laddove necessario, comportamenti virtuosi e rispetto delle regole ci devono accompagnare ancora per molte settimane, altrimenti il rischio del ritorno indietro e di una ripresa del contagio va davvero dietro l'angolo. Quindi nelle ultime ore un po' di gente in più per strada si è vista, e questo, seppur comprensibile, è un segnale che ci preoccupa. Sindaco, facciamo un discorso anche vostro. Io sono del Vomero, come anche lei. Si era detto in origine che il Vomero era un po' il focolaio attivo della città. Ora, il Vomero è Vomero Arenella è la 37esima città d'Italia, con 180-190 mila abitanti. La situazione attuale al Vomero com'è? No, ma a Napoli non abbiamo in questo momento focolai epidemici in alcuni quartieri. Qualche giorno fa si è diffusa una notizia falsa, che ci fosse un focolaio al Vomero, invece non è così. Complessivamente il virus ha avuto un maggiore presa nei luoghi in cui nel tempo si registrano più relazioni sociali, quindi più attività professionali, più viaggi, ma a Napoli tutto questo è impercettibile quasi, perché un po' tutti i quartieri sono stati attraversati dal virus, con numeri, ovviamente, come ho detto prima, assolutamente accettabili nell'ambito di una pandemia. Quindi possiamo dire che Napoli ha avuto il merito, mi permetto di sottolinearlo, di aver intuito ciò che stava accadendo in Lombardia. Abbiamo anticipato le chiusure delle scuole e dei cantieri prima che lo facesse il governo, e anche igienizzato e sanificato molti strade, locali, uffici prima ancora che ci fossero le misure assai rigorose del lockdown. Questo credo che è stato determinante, perciò adesso bisogna continuare su questa strada, così Napoli può essere esemplare anche nella fase 2, nella fase 3, insomma in questa fase che ci fa uscire dall'incubo di queste settimane. Sindaco, c'è stata tutta una polemica legata per esempio all'opera del dottor Ascierto e della Fondazione Pascale, contrasti anche insomma disdicevoli con altri medici del nord Italia, del Sacco di Milano, insomma non ha contribuito questo a rasserenare il clima.
Napoli esce anche molto rafforzata da un punto di vista generale per la tenuta della sua struttura sanitaria, per l'importanza, perché oltre alla Fondazione Pascale esce bene l'ospedale Cotugno. Insomma, assurti a ruoli e a valori internazionali addirittura come capacità. Ecco, queste polemiche probabilmente sono state strumentali e hanno prodotto del danno, oltre al fatto di creare sempre le solite contrapposizioni, che poi dopo approfondiremo ancora meglio, che francamente in questo momento sono veramente fuori luogo. Sì, sono d'accordo con lei. Grande riconoscimento voglio dare anche io, come ho fatto in questi giorni, alla competenza, alla professionalità, all'umanità, alla dedizione dei medici, infermieri e il personale sanitario di Napoli. Le eccellenze che ha citato lei, Pascale, Ospedale dei Colli, Cotugno, pur lavorando in condizioni, ce lo dobbiamo dire perché è quello che penso, di una situazione di mezzi complessivi assolutamente inadeguati. Vorrei ricordare a tutti quelli che mi stanno ascoltando che Napoli e la Campania, quindi la nostra regione, ha cominciato l'epidemia con 334 posti di terapia intensiva in tutta la Campania per 6 milioni di abitanti, quanto ne avremmo dovuti avere 1.500. Con pochissimi dispositivi di sicurezza, le mascherine ai medici e agli infermieri sino a pochi giorni fa ancora non erano state distribuite, e la regione che ha fatto il minor numero di tamponi. Questo perché lo voglio dire? Perché si esalta ancora di più il valore dei medici, si esalta ancora di più il valore di alcuni ospedali, si esalta ancora di più il lavoro di grande correttezza dei cittadini che hanno forse fatto. Che se fosse arrivato lo tsunami in Campania come è arrivato in Lombardia, qua avremmo avuto un cataclisma. E questo quindi questo ci deve far riflettere sul fatto che quando si difende la sanità pubblica si sta facendo un'operazione che vale per la salute di tutti, che è scritto in Costituzione. Purtroppo, ahimè, non ce lo dimentichiamo mai che i presidi di sanità pubblica nel nostro paese, dalla Lombardia alla Campania, dalla Calabria ad altre regioni, è stato negli ultimi 20 anni in particolare profondamente smantellato, anche in termini di medici, rianimatori, infermieri, i tagli sono sotto gli occhi di tutti, magari questo non è il momento, diciamo, di approfondire più di tanto perché si rischia inevitabilmente di chiamare in causa i responsabili di tutto questo, però dobbiamo essere consapevoli che questo è un dato. E però, Sindaco, andrà fatta anche questa operazione quando usciremo in modo pressoché definitivo dall'emergenza, cioè capire dove sono stati commessi gli errori. Governi su governi hanno provveduto a tagliare pensioni, sanità, scuola, che poi ci accorgiamo che sono settori importanti e quelli che invece dovrebbero essere maggiormente tutelati. A prescindere se uno è superiore o inferiore ad un altro, e qui torniamo nella polemica, anche questa stantia, ma che purtroppo sta sulle pagine dei giornali, tra chi si ritiene superiore perché è nato al nord e chi ritiene che sia inferiore chi è nato a sud del Garigliano. Il riferimento a Feltri è abbastanza chiaro, insomma. E anche qui siamo nell'ambito del patologico, secondo me, perché si fa un discorso che non si capisce bene dove vuole arrivare, insomma. E anche sì, probabilmente chi ospita certi personaggi, che poi non può dire io mi prendo le distanze, tu sai bene chi inviti, generalmente nelle trasmissioni, e parlo di Rete 4 praticamente. Sì, io penso che in queste settimane è accaduto di qualcosa di particolarmente odioso. Non è una novità, perché siamo noi abituati, però perché parlo di odiosità? Perché in tempi di pandemia, in cui si dovrebbe riscoprire, secondo me, ancora di più uno spirito unitario di comunità nazionale, no? Come noi ci sentiamo tutti quanti vicinissimi, almeno io mi sento vicinissimo, penso come me tutte le persone, o la stragrande maggioranza delle persone, alle famiglie lombarde che hanno avuto un vera e propria catastrofe sanitaria, io veramente non vedo come ci possa stare nella testa di persone l'obiettivo di attaccare i meridionali, addirittura Feltri, diciamo in maniera da reato, perché quello che ha fatto Feltri è un reato a diffusione nazionale, quindi là si prende la querela, lui e tutti quelli che sono responsabili di questo reato, e qua c'è poco da fare. Però a me preoccupa allo stesso modo, perché Feltri alla fine, come dire, qualcuno la mette sempre sul fatto, evidentemente non sta bene, evidentemente non raggiunge, le cose che abbiamo letto. Sì.
Però ho visto anche tanti giornalisti, tanti opinionisti, altre persone, alcuni anche, devo dire, autorevoli, anche in trasmissioni rispettabili, che hanno fatto una serie di servizi proprio completamente impregnati e intrisi di pregiudizio nei confronti del Sud, addirittura con delle frasi che si vede che escono proprio spontanee. Quindi vuol dire che c'è proprio nel DNA di alcune persone il fatto di pensare tutto quello, con l'aggravante di alcuni di fare la premessa certe volte, ma io sono di origini napoletane, io sono di origini campane, quasi a dire io sono obiettivo, quindi se sto dicendo che siete una schifezza, siccome io sono campano, ho il bollino di autenticità. Beh, io sinceramente sono molto stanco di tutto questo, capisco pure che c'è chi van frega, lo dico in napoletano, che a Napoli in Campania le cose sono andate meglio che altrove, ma che volete fare? Sarà un po' di fortuna, sarà un po' di È San una volta Gennaro, tanto, sindaco. sarà un po' di bravura nostra, sarà un po', che ne so, la vita è fatta, però in questo momento non credo che uno debba E avere allora lo una dico anch'io in rivalsa. napoletano, un poco di ciorta che ci è venuta incontro, insomma. Esatto, non è che uno deve avere una rivalsa o deve necessariamente, come dire, siccome è andato male dove secondo alcuni doveva andare per forza bene, e da noi è andato meglio, dovete trovare qualcosa che di noi non va bene per dire, vabbè, ma voi comunque siete una schifezza, non è che mo perché vi è andata meglio siete, come dire, come noi. Questa è una cosa che io sinceramente trovo inqualificabile. Tra l'altro, e chiudo, proprio in termini di cultura, noi non prendiamo lezioni da nessuno, perché la storia dell'umanità, come tutti sanno, nasce dalle nostre E parti. su questo non c'è dubbio. Sindaco, facciamo un discorso un po' che esula dal tema generale. Parliamo di politica, perché non è che la politica sia andata in vacanza in questo periodo, perché ci sono, insomma, anzi, probabilmente il coronavirus ha riportato sulla scena pubblica e al centro della stessa scena personaggi che stavano un po' scivolando in disparte. So che lei non ha un gran rapporto col presidente della regione De Luca. Ma probabilmente De Luca da questa situazione, ovviamente a suo malgrado, insomma, ha ottenuto centralità. Se prima c'era il discorso delle coalizioni, adesso invece è De Luca che può scegliere, visto anche che c'è stato un graduale passo indietro dei partiti che sono quasi del tutto scomparsi, come entità, come riferimento praticamente. Una sua valutazione rispetto a questa nuova fase che si potrebbe aprire. Anche in virtù del fatto che si parla già di elezioni, per esempio, amministrative, chi le vuole a luglio, tipo De Luca, il governo che dice no, si devono fare in autunno o addirittura l'anno prossimo. Lei come la vede? Ma le devo essere proprio assai sincero, come sono abituato a fare. In questo momento io non riesco proprio a pensare, nemmeno lontanamente nell'anticamera del mio cervello, alle elezioni, agli scenari partitici, elettorali. Glielo dico da sindaco di una città che è complessissima da amministrare quando sembra che va tutto bene. Immaginatevi adesso dove mi trovo spesso da solo, perché stanno quasi tutti smart working, a dover gestire una pandemia sanitaria, un'epidemia sociale ed economica, una fase drammatica dal punto di vista dell'assenza di lavoro, di liquidità, di disperazione, si può mai pensare, no, bisogna andare a votare. Chi pensa questo pensa solo di fare una speculazione politica sulla pelle delle persone e su una pandemia. Io da questo sinceramente mi tiro fuori e quindi non intendo assolutamente fare previsioni, ma nemmeno se fossero nel totale mio interesse, che in questo momento non riesco manco a immaginare qual è, se non quello, il mio interesse da uomo pubblico e da uomo delle istituzioni, di spendere tutto il mio tempo a servizio della mia città. Quindi io mi auguro che adesso ci concentriamo tutti, mettendo da parte anche delle differenze politiche, anche delle sensibilità diverse, per ricostruire il paese, perché c'è da ricostruire l'Italia e guardate che da dopo il 4 maggio, quando incominceremo a vedere un po' più di persone per strada, noi raccoglieremo lacrime, raccoglieremo sguardi disperati, raccoglieremo una situazione che non è affatto facile, ve lo dice uno che è ottimista, cioè io sono convinto che noi rinasceremo anche rapidamente da tutto questo, soprattutto a Napoli e dalle nostre parti dove abbiamo una capacità di resilienza, ma saranno settimane e mesi molto molto duri. Quindi penso che non si può proprio perdere del tempo all'idea di fare campagne elettorali. Chi lo dice evidentemente lo si comprende molto bene perché pensa di incassare una situazione di visibilità dove è evidente che chi ha ricoperto dei ruoli, dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio, ai sindaci, hanno una visibilità
E poi sarebbe un peccato perché se dovessimo andare a dire che noi abbiamo vinto nonostante, come De Luca e altri, hanno distrutto la sanità regionale Campania, immaginate che sarebbe una campagna elettorale dove la gente non capirebbe, perché non può la gente mettersi ad ascoltare la contrapposizione, il conflitto in questo momento tra istituzioni. Se ce lo costringono a fare, dovremmo dire le verità, come sempre. Le verità, ahimè, sono molto amare. Tante che ne dovremmo raccontare e le racconteremo, però mi auguro che le possiamo raccontare in modo civile e non in una agone elettorale. Beh, se si va a votare l'anno prossimo, io insisto sull'argomento, lei insomma l'anno prossimo completa il suo mandato, ma l'anno prossimo, a giugno dell'anno prossimo, si faranno discorsi diversi, insomma, lei Ma gliel'ho è tra i detto, guardi, papabili in fin dei no, conti. sono proprio sincero, io in questo momento faccio fatica, anzi è proprio impossibile in questo momento nel mio cervello fare un ragionamento politico come se stessimo ai primi di febbraio del 2020. In questo momento la mia testa, i miei file, il mio cervello e tutta la mia azione è concentrata sulla città. Magari questa domanda, che è assolutamente legittima ed è assolutamente anche importante, la potremmo fare fra 2 o 3 mesi quando ci auguriamo che ci sia una situazione di maggiore serenità nelle nostre comunità e potremmo riprendere a parlare di quella voglia di fare politica che appartiene molto a me. Fra 2 o 3 mesi la contrapposizione con De Luca è nei fatti. No, io l'ho detto, io non, su questo non mi costringa a dire cose che non voglio dire, perché non, in questo momento sono impegnato ad altro, penso di essere stato chiaro e sincero. Lei ha parlato prima di file, l'importanza dell'informatica, perché a Napoli, insomma, c'è stato un grande. Avete fatto leva su questo discorso dell'informatica nella lotta al Covid. Sì, da questo punto di vista voglio anche ringraziare la solidarietà che è venuta dal mondo dell'informatica campana e nazionale. In particolare abbiamo avuto un sostegno significativo dagli internet provider che ci hanno dato una mano proprio nella fase più delicata della solidarietà in termini di supporto tecnologico, ma anche in termini di risorse che abbiamo utilizzato, per esempio, per acquisire le pettorine con cui abbiamo portato il cibo nelle case dei napoletani. E guardate che anche qui Napoli è stata esemplare, perché noi alla giornata di ieri, avevo i dati aggiornati a ieri, siamo arrivati, grazie ai supporti tecnologici, a 130.000 persone della nostra città e l'abbiamo fatto senza burocrazia, l'abbiamo fatto con rapidità, con trasparenza, con concretezza. Ovviamente non soddisfiamo tutti perché là è un tema di risorse economiche, ma per quello che abbiamo e per quello che ci è stato dato dal governo, credo che anche qui Napoli ha svolto un ruolo di primo piano e assolutamente positivo nel contesto nazionale. Una domanda da ex magistrato, sindaco. C'è stato il problema legato al sovraffollamento delle carceri. Si è riproposto praticamente, no? E si è parlato anche di insomma, provvedere al domicilio, agli arresti domiciliari di molti detenuti in scadenza di pena o che avevano da scontare pene basse. Ma si è fatto anche spazio e strada al discorso legato ai boss, per esempio il boss Zagaria. Lei come la vede da questo punto di vista? I boss devono restare in carcere al 41 bis, Covid o non Covid, o anche loro hanno diritto, come gli altri, a godere di una tutela particolare? Ma io penso che soprattutto le persone che stanno al 41 bis non hanno alcun pericolo di prendere il Covid, Stanno sinceramente, isolati praticamente. perché stanno isolati. Quindi voglio dire, siccome il Covid si prende a contatto, come sappiamo, tra persone con una distanza inferiore al metro, io ritengo che non ci sia, ahimè, lo dico come dire, con amarezza, perché come dire, ci troviamo di fronte, parliamo di restrizioni della libertà, però anche di persone che hanno commesso dei delitti efferati per stare al 41 bis. Se le devo essere sincero, vedere che in tempi di pandemia persone criminali di questo spessore escano dal 41 bis con la scusa del Covid-19, sinceramente è qualcosa che mi inquieta un poco. Sindaco, siamo quasi verso la fine della nostra intervista. Lei ha fatto, torno su De Luca perché ho letto un dispaccio d'agenzia sul fatto delle pizze. Lei ha preso un po' le difese dei pizzaioli dicendo ma De Luca non sa mai come si fanno le pizze, non capisce che il lievito c'è bisogno di tempo perché insomma faccia il suo effetto. Ecco, un giudizio su questa situazione perché è ovvio che siamo in un momento di confusione.
anche il governo dice, ma lascia scoperti alcuni tasti. Quindi il commerciante, l'imprenditore che si occupa di ristorazione va in grande difficoltà. E lei, insomma, si è fatto un po' portatore di queste difficoltà, di queste, insomma, ambiguità che ci sono e che probabilmente sono anche normali, voglio dire, però vanno risolte poi a un certo punto. Ma io cerco di fare delle valutazioni di buon senso. In tutta Italia si è consentita la possibilità di portare il cibo a domicilio, ovviamente in condizioni di sicurezza sanitaria. A Napoli e in Campania fino a ieri era questo vietato, e tutto questo è privo di logica, è privo di buon senso ed è addirittura, se posso dire, in controtendenza rispetto alla tutela della salute, perché se tu porti il cibo a casa meno gente scende per strada e meno rischi di assembramento hai. Venerdì il presidente della regione ha fatto un'ordinanza la quale ha detto da lunedì 27 aprile si può cominciare a portare il cibo a casa, ha messo però delle fasce orarie talmente strette che, voglio dire, pochissimi commercianti sono in grado di aprire, e soprattutto alcuni prodotti. È strano che un campano non sappia come si fa la pizza, voglio dire, che c'è una lievitazione, devi mettere la pasta cresce, arrivi alla sera e lo infotti. Tieni presente, rete presente anche, che non è mai capitato a Napoli e in Campania che i forni sono stati chiusi per quasi due mesi, insomma, considerando che gente che non dico che deve ricoprire i costi con i ricavi, però almeno non ci deve andare proprio a perdere in maniera clamorosa. E poi ne ha fatta ancora un'altra. E ieri ha fatto aprire, sempre con orari così ristretti, solamente i ristoranti e le pizzerie. Se scordate le rosticcerie, le pizzerie da taglio, quelli che portano i panini, cioè quelli che più fanno il cibo di assorto, non sono stati indicati in ordinanza. Ieri sera è successo il caos. Quindi sono ordinanze che agevolano gli assembramenti. Cioè non solo sono ordinanze che, come dire, sono punitive, vessatorie, sadiche quasi dal punto di vista istituzionale, ma addirittura agevolano l'assembramento e quindi dal punto di vista sanitario sono pericolose. Io non lo so se c'è qualche scienziato che lo consiglia, se c'è qualche medico brillante all'interno della nostra regione, o è proprio farina del presidente che la mattina si alza e dice oggi non ho fatto ancora l'ordinanza. Datemi l'ordinanza e fa l'ordinanza. Io questo non lo so, però... La grazie ancora al sindaco De Magistris. Naturalmente abbiamo aperto una finestra su uno spaccato, in fin dei conti, che riguarda il capoluogo della nostra regione. I nostri speciali volano anche oltre i confini prettamente locali delle zone interne. E quindi, naturalmente, lo faremo, cercheremo di farlo anche in altre circostanze. Grazie ancora per la vostra attenzione. Alla prossima.